Il futuro del pontile sbarcatoio deve passare prima di tutto da un intervento di messa in sicurezza urgente, come ribadito da Giuseppe Donato, comandante della Capitaneria di Porto. Stamattina tutti i rappresentanti degli enti chiamati a garantire un futuro allo storico pontile sbarcatoio, interessato da un crollo che lascia presagire ad una demolizione, hanno organizzato una riunione in spiaggia che ha messo in evidenza una situazione di stallo imbarazzante anche rispetto alla riunione che si era tenuta lo scorso anno. Da allora non è stato fatto nulla e nemmeno chiarito chi e come deve intervenire tra demanio marittimo e amministrazione comunale, dopo l'ottenimento della concessione al comune, come stabilito dall'articolo 34 del codice della navigazione. Adesso debbono concludere un'ultima verifica per capire questo articolo 34 antico che dava al comune, diciamo, l'uso della struttura, e capire da questo incontro che farà il demanio con l'amministrazione, capire chi e come si deve intervenire. Dal canto suo il sindaco Lucio Greco è certo che il comune abbia ceduto la gestione del pontile al demanio, ma con una lettera contestata proprio da Olimpia Campo, dirigente della struttura territoriale ambiente di Caltanissetta. La responsabilità dell'immobile, innanzitutto il comune ha avuto questo immobile già nel 2014 attraverso l'istituto dell'articolo 34 del codice della navigazione, quindi la proprietà è senz'altro nostra, ma in questo momento è dato in concessione al comune. Cerca di mettere tutti d'accordo Duilio Alongi, dirigente della Protezione Civile e commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta, parlando di un piano di azione senza per questo dimenticare una difficoltà oggettiva a rilanciare il pontile sotto l'aspetto identitario evidenziato dal primo cittadino. Occorre fare un'analisi statica della struttura attraverso anche il prelievo di campioni da portare in laboratorio, verificare le saltature, verificare le chiodature, verificare tutto quello che c'è da verificare. Poi possibilmente auspico che si affidi uno studio a qualche istituto universitario dell'isola. Dopo aver fatto tutto questo, e non ci vogliono tempi lunghissimi, mi creda, non ci vogliono tempi lunghissimi. Occorre sedersi, incaricare subito, dare il cronoprogramma. Il capo dei servizi regionali della portualità, Carmelo Ricciardo, mette a nudo la questione spiegando. Il primo passo, come sempre, è trovare i soldi. Come facciamo? Per fare questo ci vogliono i soldi. E quindi troviamo il finanziamento, facciamo le prove, sia sui ferri, sia sui calcestruzzi, ne attestiamo la tenuta o la demolizione, e dopodiché seguirà il provvedimento definitivo, che sarà o in un senso o nell'altro senso. Il prossimo incontro sarà tutto burocratico, con l'invio di richieste e, se si vuole evitare la demolizione, progetti con uno studio indispensabile a definire il cronoprogramma di rilancio.